È fatta! È fatta! Non ci credo! Sta qui la notizia! È arrivata! Do un consiglio ai portieri delle squadre avversarie! Quest'anno allo Stadio Olimpico portatevi doppio paio di guanti, triplo, perché Dobic vi spaccherà le mani! Ma avete visto che giocatore? È un armadio, sembra Ivan Drago! C'ha due pettorali così! Ve do una pettata, ve manda al foro italico! Ma avete visto che roba? Ve manda al CONI! State attenti! State attenti a Dobic, il nostro robot! È un robot! Sta così, sta! C'ha le spalle che sembra un armadio a quattro ante! Meno male! È arrivata la fumata bianca! È arrivata la fumata bianca per Artem Dobic! Alla Roma! Sia lodato Friedkin, sia lodato Ghisolfi! Forza Roma! Sarà il nostro anno? Non lo so, però daremo fastidio alle big con Sulé e con Dobic, perché sono due giocatori geniali e soprattutto questo ucraino ha un fisico portentoso, capocannoniere della Liga Spagnola, il PCC! Il PCC! Ragazzi e ragazze, benvenuti a tutti, adesso vi parlerò della fumata bianca, leggerò l'articolo con entusiasmo insieme a voi tifosi della Roma e non, mamma mia, non me l'aspettavo, stavo attendendo questo momento come mai, ed è arrivata finalmente la notizia di Gianluca Di Marzio, arriva la fumata bianca per Artem Dobic alla Roma, come riporta Gianluca Di Marzio, il DS Ghisolfi o Ghisolfi come dir si voglia ha completato la sua missione spagnola trovando l'accordo col Girona sulla base di 33-34 milioni di euro più bonus e il 10% sulla futura rivendita. La trattativa è ai dettagli, le visite mediche e le firme sul contratto sono previste per la giornata di domani, quando il calciatore arriverà in Italia. Meno male, sono contentissimo, abbiamo un bomber là davanti, abbiamo un cecchino, uno che ha fisicità, ha veemenza fisica, ha tutto ragazzi, ha tutto. Io ringrazio la proprietà, la società, perché avevo dei dubbi, avevo delle perplessità, avete visto i miei video precedenti, no? Avevo paura che anche quest'anno non potevamo essere all'altezza della situazione e invece ti hanno preso prima Sulé, tecnica sopraffine, movenze belle, mi piace proprio quando gioca Sulé, è fantastico vederlo, però giovane, tutto da scoprire e tutto da dimostrare. E invece Dobic, carta canta per Dobic ragazzi, carta canta, capocannoniere della Liga Spagnola, l'abbiamo soffiato all'Atletico Madrid, non so se avete capito, Atletico Madrid, grandi Friedkin, grande Ghisolfi, campagna acquisti eccezionale, non mi ricordo una roba del genere ai tempi di, che dire, dei primi Pallotta, di Sensi, non lo so, però stanno mettendo il cash, stanno mettendo i soldi, vanno a Girona, si mettono a sedere insieme a Dobic, gli pagano la bacchia, lo scottadito, le fettuccine, non so, i funghi porcini o una carbonara. Tu devi venire con noi a Roma. È andata anche la signora Lina a mettere la firma, Lina Soloku, contro gli arabi. Ragazzi, erano arabi, sono arabi i proprietari del Girona, quindi non sono Pinco Pallini qualunque. Dobic ce lo portiamo a Fiumicino e l'aeroporto si inonderà di gente giallorossa che lo aspetterà come ci fu, come Dzeko, ve lo ricordate Dzeko? Una folla oceanica. Noi siamo così, noi romanisti siamo così. Lo so che magari ai tanti può sembrare una roba da provinciali, no? Una roba che non abbia senso, invece noi siamo di cuore, noi amiamo i nostri calciatori e quindi vogliamo che loro quando giocano ci mettono il cuore, ci mettono la verve, ci mettono il furore agonistico, ed è per questo che noi siamo così caldi, noi romanisti, siamo
sanguigni e vogliamo che anche i nostri calciatori lo siano. Quindi benvenuto a Dobic, il nostro Ivan Drago. Ivan Draga! Avete visto Rocky quando si presentava contro Ivan Drago? No, però in questo caso Ivan Drago è il nostro eroe. Ivan Drago Dobic, Artem Dobic. Mamma mia, che giocatore, ragazzi. Ma avete visto i filmati su YouTube? Io sono molto contento di questa acquisizione perché non me l'aspettavo, ragazzi, scusatemi se mi sono esaltato. Adesso qualcuno di voi scriverà qua sotto: ma palla finita, per un calciatore fai tutta questa sceneggiata? Sì, la faccio, perché la Roma sono 2 anni che non mi compra neanche un calciatore, perché l'ha comprato, non è in prestito come Lukaku. E vi ricordate quando venne Lukaku cosa abbiamo fatto? Siamo andati tutti a Fiumicino ad aspettarlo, anche per un anno, per un prestito di un anno. Questo è nostro, è giallo-rosso questo calciatore, è giallo-rosso. Quindi benvenuto, spacca le porte. Il mio consiglio è ancora valido ai portieri: portatevi 5-6 paglia di guanti, perché ve le strucina, ve le brucia i guanti, ve li brucia, c'ha una mina incredibile. Benvenuto a Dobic, grazie Friedkin, grazie Ghisolfi, mi sto pure a picciare, e grande De Rossi, perché lui si mette al telefono e convince i calciatori. Lascia un like e seguimi!